Siamo arrivati al quarto e ultimo incontro di questo piccolo percorso sulla spiritualità del Sacro Cuore. Si è visto prima di tutto che questa spiritualità ha un chiaro fondamento biblico. Abbiamo poi considerato il legame profondo tra la spiritualità del Sacro Cuore e il tema della Divina Misericordia. Perché la via migliore per comprendere la misericordia e la tenerezza di Dio è proprio quella di partire dalla meditazione, dalla contemplazione del cuore di Gesù, cioè di quell'amore inaudito di Dio che si è manifestato nel suo Figlio unigenito, che si è consegnato a noi fino all'effusione del sangue. E come si è visto nell'ultimo incontro, l'amore del cuore di Gesù, la sua misericordia, è la risposta di Dio al peccato, all'ingratitudine dell'uomo, dinanzi alla malvagità, dinanzi all'ingratitudine, all'offesa. Dio non risponde con la vendetta, ma risponde mostrandoci questo cuore coronato di spine e ardente d'amore, questo simbolo quindi supremo della misericordia di Dio. E un amore che, come diceva Gesù a Santa Margherita Maria Lacocque, è un amore per gli uomini e per ognuno di noi in particolare. Ecco, ricordiamo quelle parole di Gesù a Santa Margherita Maria: il mio divin cuore è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare. E non solo Gesù ci dichiara, per così dire, il suo amore, ma ci indica anche la via per corrispondere a questo amore attraverso una mistica della riparazione. L'abbiamo visto nell'ultimo incontro, questo amare come Gesù ci ha amati, donandoci ai fratelli anche quando il nostro cuore è coronato dalle spine delle offese, delle ingratitudini, e con la forza dello Spirito Santo che deriva da questa unione con il cuore di Gesù, rispondere al male con il bene, all'odio con l'amore, alla malvagità con la preghiera, con l'offerta orante della nostra vita al Padre. Infine si è visto la volta scorsa come la spiritualità del Sacro Cuore, per essere autentica, deve avere al suo centro una realtà molto concreta, sensibile, che è il sacramento della Santissima Eucaristia. L'Eucaristia è il sacramento del cuore di Gesù, nel senso che è dono dell'amore di Gesù per noi e che continua a rendere presente in modo sostanziale questo cuore che tanto ci ama. E per questa ragione, quando Gesù chiede a Santa Margherita Maria di diffondere l'amore, la devozione al suo Sacro Cuore, lo fa con la cosiddetta devozione dei primi venerdì del mese, che consiste fondamentalmente nella partecipazione alla messa, nel ricevere la comunione riparatrice, così come nell'ora santa del giovedì, che è poi un'ora di adorazione eucaristica in memoria dell'ora di agonia di Gesù nel Getsemani. Ecco, va detto anche a conclusione di questo percorso che la spiritualità del cuore di Gesù è stata accolta in modo ufficiale, è stata ratificata dal Magistero della Chiesa, specialmente in un documento ormai datato ma comunque sempre attuale, del 1956, di Papa Pio XII, intitolato Aurietis Aquas, dalle prime parole tratte dal libro del profeta Isaia: attingerete le acque con gioia alle sorgenti della salvezza. È un documento molto importante, non solo perché ribadisce che questa spiritualità è profondamente evangelica e che è una componente essenziale della fede cristiana, cioè che non è una devozione fra le altre, ma mette anche in evidenza il legame profondo tra, in generale, tra la pietà popolare, specialmente quella legata al Sacro Cuore, ma in generale tra la pietà popolare e la Santa Liturgia. E
tema questo molto attuale, quello dell'incontro tra la pietà popolare e la liturgia, dell'arricchimento reciproco. Il Papa Pacelli già allora denunciava un problema che oggi è presente indubbiamente in misura maggiore, e cioè l'atteggiamento da parte di alcuni che guardavano alla pietà popolare così, con un certo distacco, come una forma di religiosità secondaria, superflua certamente per fedeli ignoranti e superstiziosi. Ebbene, certamente questo non era il pensiero di Pio XII, così come non era il pensiero ad esempio di Paolo VI, che ha scritto un documento con lo stesso scopo, la Marialis Cultus, proprio per mostrare appunto questo arricchimento, questa complementarità tra la pietà popolare e la liturgia. Certo, la pietà popolare ha un carattere più affettivo, più sentimentale, più soggettivo. La liturgia è necessariamente legata più a un ordine oggettivo, perché ha lo scopo di regolare la preghiera di tutta la Chiesa in modo che si possa rendere gloria a Dio con un cuor solo e un animo solo. Ecco, bisogna riconoscere che nonostante questi documenti, anche nonostante il magistero del Vaticano II, ancora oggi, soprattutto a causa di una cattiva teologia, sussiste questa separazione tra la liturgia e la pietà popolare. E certo, la pietà popolare chiaramente va subordinata e ordinata alla liturgia, e non viceversa, ma è triste vedere come le certe pratiche di pietà popolare siano proprio snobbate, se non derise, da una certa intelligenza teologica e pastorale, e che quindi insomma sono considerate come qualcosa da lasciare a quelli che non hanno una conoscenza, una formazione biblica e teologica. Ma tornando al documento di Pio XII, ecco qui il Papa denuncia in particolare un approccio scettico, intellettualistico da parte di alcuni, da parte specialmente di alcuni pastori, dinanzi alla pietà popolare e alla devozione al Sacro Cuore. E esorta appunto questi confratelli a superare ogni diffidenza, ogni pregiudizio e ad abbracciare senza esitazione questa spiritualità. Ma mettiamoci in ascolto di alcune delle sue parole. Ecco, cito dal documento Aurietis Aquas di Pio XII. Ci sentiamo in dovere di rivolgere a tutti quei nostri figli, i quali, nonostante che il culto al cuore sacratissimo di Gesù, trionfando degli errori e della indifferenza degli uomini, abbia pervaso il mistico corpo del Salvatore, nutrono ancora dei pregiudizi a riguardo e giungono persino a ritenerlo meno rispondente, per non dire dannoso, alle necessità spirituali più urgenti della Chiesa e dell'umanità nell'ora presente. Taluni, infatti, confondendo o equiparando l'indole primaria di questo culto con le varie forme di devozione che la Chiesa approva e favorisce, ma non prescrive, lo stimano quasi come alcunché di superfluo, che ciascuno può praticare o no a suo arbitrio. Vi sono inoltre alcuni quali, anziché riconoscere in questo culto un mezzo efficacissimo per l'opera di rinnovamento, di progresso dei costumi cristiani, sia degli individui che delle famiglie, vi vedono una forma di devozione pervasa piuttosto di sentimento che di nobili pensieri ed affetti, e perciò più confacente al femmineo sesso che alle persone colte. Come non vedere, venerabili fratelli, lo stridente contrasto tra simili opinioni e le pubbliche attestazioni di stima per il culto al Sacro Cuore di Gesù professate dai nostri predecessori su questa cattedra di verità. Qui limitiamoci a un solo rimando. Pio XII cita l'Enciclica Miserentissimus Redemptor di Pio XI, che affermava: non sono forse racchiusi in tale forma di devozione il compendio di tutta la religione cattolica e quindi la norma della vita più perfetta,
costituendo essa la via più spedita per giungere alla conoscenza profonda di Cristo Signore e il mezzo più efficace per piegare gli animi ad amarlo più intensamente e ad imitarlo più fedelmente? E continua Pio XII. Sproniamo dunque tutti i nostri dilettissimi figli in Cristo a praticare con fervore questa devozione. Ma la cosa davvero interessante in questa enciclica è la riflessione che Pio XII a un certo punto fa sui doni più preziosi del Sacro Cuore di Gesù. E appunto il Papa individua tre doni preziosi che sono l'Eucaristia, il sacerdozio e la Santa Vergine. Nelle precedenti catechesi già abbiamo diffusamente parlato di questo legame tra la devozione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché indubbiamente la Santa Vergine è un dono immenso del Cuore di Gesù. Il Figlio ha donato sua madre al discepolo amato, ricordiamolo, mentre si trovava in croce e di lì a poco una lancia gli avrebbe trafitto il fianco, quindi il cuore. Si è anche già meditato a lungo sul legame inscindibile tra il Sacro Cuore di Gesù e il sacramento dell'Eucaristia. Rimane da considerare questo legame tra il Sacro Cuore di Gesù e il sacerdozio. Una piccola premessa su questa parola sacerdozio. Noi dobbiamo tener conto che questa parola, alla luce dell'insegnamento del Concilio Vaticano II, può essere intesa in due modi, cioè un sacerdozio ministeriale, che è proprio di coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, quindi i presbiteri e i vescovi, e un sacerdozio detto comune dei fedeli, che invece è esercitato da tutti i battezzati. Si è già parlato di questo sacerdozio comune dei fedeli proprio quando si è visto. Si è riflettuto sul culto alla Divina Misericordia in relazione alla figura di Santa Faustina Kowalska. Abbiamo visto come ogni battezzato è chiamato a offrire al Padre il suo figlio unigenito, questo è il sacerdozio comune dei fedeli. E ogni battezzato offre al Padre Gesù, chiaramente non in senso rituale, in senso sacramentale, ma tramite la preghiera. E chiaramente l'offerta anche della propria vita, delle proprie azioni, del proprio lavoro, offre al Padre il Figlio unigenito e si offre nel Figlio in riparazione dei propri peccati e di quelli del mondo intero. Le offerte dei singoli fedeli poi confluiscono nella liturgia eucaristica e proprio grazie al sacerdozio ministeriale divengono un'unica offerta al Padre, come si dice nella messa per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre, onnipotente, in unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Questa offerta, quindi, diviene un unico sacrificio, l'unico sacrificio di Cristo gradito al Padre per la salvezza del mondo. Ma soffermiamoci appunto sul sacerdozio ministeriale, sul sacerdozio, diciamo, propriamente detto. Normalmente quando si parla di sacerdozio subito uno pensa appunto ai preti, ai presbiteri e ai vescovi, al sacerdozio ministeriale. Si potrebbero dire davvero tante cose su questo, ma credo che ci si possa limitare a un accostamento a una figura di sacerdote davvero esemplare, che è il Santo Curato d'Ars, ovvero San Giovanni Maria Vianney. Questo accostamento è doveroso se pensiamo a una frase divenuta celebre, anche e soprattutto grazie a Benedetto XVI, perché questa frase ha ispirato la lettera di indizione dell'anno sacerdotale. Ricordiamo tutti, nel 2009 Benedetto XVI indisse un anno sacerdotale e in questa lettera di indizione partì proprio da questa frase del Santo Curato d'Ars. Che cosa diceva il Santo Curato d'Ars? Il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù. Allora credo che valga davvero la pena metterci in ascolto di quanto scrisse
Allora, Benedetto XVI, è un ampio stralcio, ma davvero molto, anche direi, completo nel mostrare che cosa significa poi concretamente che il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, e che il sacerdozio è un dono del cuore di Gesù, come diceva, come insegnava Pio XII. Cito appunto questa lettera di indizione dell'anno sacerdotale del 2009, che fra l'altro cadeva nel 150° anniversario della morte del Santo Curato d'Ars. Il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, soleva dire il Santo Curato d'Ars. Questa toccante espressione ci permette anzitutto di evocare con tenerezza e riconoscenza l'immenso dono che i sacerdoti costituiscono non solo per la Chiesa, ma anche per la stessa umanità. L'espressione usata dal Santo Curato d'Ars evoca, fra l'altro, la trafittura del cuore di Cristo e la corona di spine che lo avvolge. Il pensiero va di conseguenza alle innumerevoli situazioni di sofferenza in cui molti sacerdoti sono coinvolti, sia perché partecipi dell'esperienza umana del dolore nella molteplicità del suo manifestarsi, sia perché incompresi dagli stessi destinatari del loro ministero. Come non ricordare i tanti sacerdoti offesi nella loro dignità, impediti nella loro missione, a volte anche perseguitati fino alla suprema testimonianza del sangue. Ci sono purtroppo anche situazioni mai abbastanza deplorate, in cui è la Chiesa stessa a soffrire per l'infedeltà di alcuni suoi ministri. È il mondo a trarne allora motivo di scandalo e di rifiuto. Ciò che massimamente può giovare in tali casi alla Chiesa non è tanto la puntigliosa rilevazione delle debolezze dei suoi ministri, quanto una rinnovata e lieta coscienza della grandezza del dono di Dio, concretizzato in splendide figure di generosi pastori, religiosi ardenti di amore per Dio e per le anime, di direttori spirituali illuminati e pazienti. A questo proposito, gli insegnamenti e gli esempi di San Giovanni Maria Vianney possono offrire a tutti un significativo punto di riferimento. Il curato d'Ars era umilissimo, ma consapevole, in quanto prete, d'essere un dono immenso per la sua gente. Diceva, un buon pastore, un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il buon Dio possa accordare ad una parrocchia e uno dei più preziosi della misericordia divina. Parlava del sacerdozio come se non riuscisse a capacitarsi della grandezza del dono e del compito affidati ad una creatura umana. Esclamava. Oh, come il prete è grande! Se egli si comprendesse, morirebbe. Dio gli obbedisce, egli pronuncia due parole e nostro Signore scende dal cielo alla sua voce e si rinchiude in una piccola ostia. E spiegando ai suoi fedeli l'importanza dei sacramenti, diceva: tolto il sacramento dell'ordine, noi non avremmo il Signore. Chi lo ha riposto là in quel tabernacolo? Il sacerdote. Chi ha accolto la vostra anima al primo entrare nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per darle la forza di compiere il suo pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la preparerà a comparire innanzi a Dio, lavandola per l'ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il sacerdote, sempre il sacerdote. E se quest'anima viene a morire per il peccato, chi la risusciterà? Chi le renderà la calma e la pace? Ancora il sacerdote. Dopo Dio il sacerdote è tutto. Lui stesso non si capirà bene che è in cielo. Continua Benedetto XVI commentando queste parole del Santo Curato d'Ars. Queste affermazioni nate dal cuore sacerdotale del Santo Parroco potrebbero apparire eccessive, in esse tuttavia si rivela l'altissima considerazione in cui egli teneva il sacramento del sacerdozio. Sembrava sopraffatto da uno sconfinato senso di responsabilità. Diceva: se comprendessimo bene che cos'è un prete sulla terra, moriremmo non di spavento, ma di amore.
Senza il prete, la morte e la passione di nostro Signore non servirebbero a niente. È il prete che continua l'opera della redenzione sulla terra. Che ci gioverebbe una casa piena d'oro se non ci fosse nessuno che ce ne apre la porta? Il prete possiede la chiave dei tesori celesti. È lui che apre la porta. Egli è l'economo del buon Dio, l'amministratore dei suoi beni. Lasciate una parrocchia per 20 anni senza prete, vi si adoreranno le bestie. Il prete non è prete per sé, lo è per voi. Ed esortava i fedeli con queste parole: venite alla comunione, fratelli miei, venite da Gesù, venite a vivere di Lui per poter vivere con Lui. È vero che non ne siete degni, ma ne avete bisogno. E ancora, era convinto che dalla messa dipendesse tutto il fervore della vita di un prete. Diceva, la causa della rilassatezza del sacerdote è che non fa attenzione alla messa. Mio Dio, come da compiangere un prete che celebra come se facesse una cosa ordinaria. Cari fratelli e sorelle, queste parole di Papa Ratzinger non hanno bisogno di molti commenti. Ci fa bene ascoltarle in un tempo come il nostro, in cui purtroppo anche piuttosto diffusa la tendenza a criticare, a volte anche in modo irrispettoso, feroce, i pastori della Chiesa per i loro errori, per le loro inadempienze. E senza tener conto che oggi, come in passato, Gesù ha scelto i suoi pastori. E inevitabilmente essi comunque continuano ad avere dei limiti umani, ma questi limiti, questi errori non devono far dimenticare il dono immenso che essi significano, che essi rendono presente attraverso il loro ministero. Essi davvero sono un dono del cuore di Gesù, sono l'amore del cuore di Gesù, perché tramite loro insegna il Santo Curato d'Ars che Dio dona alla Chiesa il sacramento dell'amore, che è la Santissima Eucaristia, il sacramento del cuore di Gesù, così come il sacramento della misericordia, del perdono, che è la confessione. Se vogliamo davvero percorrere questa spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, non possiamo che amare i sacerdoti e pregare per i sacerdoti e ringraziare continuamente il Padre per i pastori che ci ha fatto conoscere nella nostra vita, a cominciare dal sacerdote che ci ha battezzati, che ci ha conferito gli altri sacramenti, e continuare a innalzare preghiere appunto per loro. Chiedere che i pastori della Chiesa siano fedeli, questo certo è la cosa più importante, che siano uniti alla Chiesa, siano uniti al loro vescovo, al Santo Padre, perché va detto chiaramente, è 1.000 volte meglio un pastore, magari con tanti limiti umani o caratteriali, ma obbediente, piuttosto che un pastore, supponiamo, con tanti carismi, con tante capacità umane, ma borioso e disobbediente, che invece di condurre le pecore a Cristo le allontana da lui, perché le allontana dal suo corpo mistico, che è la Chiesa, che è la comunione con la Chiesa. E non c'è comunione con la Chiesa se non attraverso i pastori che Gesù stesso ha scelto e costituito. Preghiamo perché i pastori di oggi e di domani siano un segno trasparente dell'amore del cuore di Gesù, il buon pastore, come lo fu appunto il Santo Curato d'Ars. E per tornare e concludere proprio ancora con il Santo Curato d'Ars, ricordiamo che a volte quando era in confessionale non si stancava di ricordare fino alle lacrime la bontà di Dio, soprattutto di fronte alla tiepidezza degli uomini. La volta scorsa si è parlato dell'indifferenza e della tiepidezza che tanto fanno soffrire il cuore di Gesù. Ebbene, chi andava a confessarsi dal Santo Curato d'Ars faceva come un'esperienza mistica di incontro con questo cuore
che tanto soffre per la tiepidezza degli uomini. È come appunto ricorda lo stesso Benedetto XVI nella lettera citata, chi si accostava al confessionale in modo tiepido e quasi indifferente, il santo curato d'Ars mostrava attraverso le sue stesse lacrime che quell'atteggiamento era deplorevole. Piango, esclamava, perché voi non piangete. Se almeno il Signore non fosse così buono, ma è così buono. Bisogna essere barbari a comportarsi così davanti a un Padre così buono. E faceva così nascere il pentimento nel cuore dei tiepidi, costringendoli a vedere con i propri occhi la sofferenza di Dio per i peccati, una sofferenza di Dio quasi incarnata nel volto del prete che li confessava. Chiediamo, fratelli e sorelle, al Padre che doni pastori secondo il suo cuore, secondo il cuore di Cristo, nostro Signore e nostra vita.